Stesso sistema di gioco 4-3-1-2, ma attori diversi. In mediana la novità è Gianluca Nicco, sulla tre quarti Marco Verratti, appena maggiorenne, alle spalle del tandem d'attacco Soddivo Sansovini. Per contro Menichini conferma la disposizione di sempre 4-2-3-1, assente Cutolo per infortunio, il terminale Ginestra alle cui spalle agisce Russotto, esterni l'argentino Ledesma a destra, De Giorgio a sinistra. Subito la conclusione insidiosa di Sansovini e poi poco altro. I biancazzurri rischiano seriamente in un paio di circostanze. Mazzotta ostacola Olivi che, pressato da Ginestra, va in affanno, sbaglia il disimpegno Ledesma, il cross Ariatti anticipa Beati e Galardo spedisce alto. 5 minuti più tardi, 24esimo, Zanon spinge in aria Beati che altrimenti avrebbe concluso a colpo sicuro, terna inerme e sospiro di sollievo tra le proteste dell'11 calabrese. Arriva così la prima ammonizione per Luca Ariatti, che scaturisce da un contropiede non concretizzato e dalla successiva controfuga della squadra di casa. Baratta punisce col giallo l'entrata in ritardo, ma non cattiva, dell'ex calciatore del Chievo. Poi grazie a Cascione per questo intervento a forbice, sempre sull'esterno rossoblù, e nel tentativo di rimediare il fischietto campano sbaglia due volte quando al minuto 46 sanziona ancora con il giallo questo contatto Ariatti Cabeccia. Il provvedimento è senza alcun dubbio severo, l'ex difensore della spalla 100 alla caduta e plateale l'arbitro non vede, ma su segnalazione del primo assistente Franzi di Verbania estrae il secondo giallo per il centrocampista biancazzurro. Nell'intervallo la prima sostituzione, fuori Verratti, dentro Luca Tognozzi su calcio franco. Cascione al settimo sfiora il palo alla sinistra di Concetti, subito dopo Nico serve Soddimo che si libera abilmente di due avversari ma calcia alle stelle. Bonanni per Sansovini e il 18esimo di Francesco corregge l'assetto tattico e torna al sistema più congeniale alle caratteristiche dell'organico, almeno in questo momento 4-4-1, Soddimo punto di riferimento più avanzato. Bonanni entra subito in partita, sublime apertura d'esterno per la proiezione di Mazzotta, quindi il tentativo dalla distanza con palla di poco sopra la traversa. È un Pescara tonico e compatto che rischia solo al 27esimo, Galardo ispira migliore, tutto solo in area, controllo col sinistro, è destro respinto da Pigna. A gioco fermo, 30esimo, rimane impunito il gesto proditorio di Curiale da rosso su Nicco. Di Francesco non ci sta, protesta e si fa espellere, la conferma di una giornata non proprio memorabile per la terna arbitrale, mentre i biancazzurri crescono. 32esimo, da Cascione a Soddimo, tacco geniale per Nicco che serve Bonanni, tracciante di prima intenzione come a Bergamo, traiettoria velenosa, beffarda, Concetti è battuto, biancazzurri in vantaggio. 13 minuti al termine più 5 di recupero, un solo brivido quando Pinna torna per così dire umano, gli sfugge il pallone ma c'è Damiano Zanon pronto a rimediare. Il Pescara torna così a flirtare con il successo, mai come in questo caso pesante e significativo.